Ok ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nikon Game, qui con il nostro Sam Fisher in questa nuova missione. Dobbiamo incontrare il nostro contatto, qui c'è la nostra collega. Guardate quanto è sexy, che fa? Un colpo di tosse. Spero che andremo d'accordo. Sul Beh, tuo lo spero profilo al anch'io. forte ho letto che non hai problemi a lavorare con le donne. Infatti, ma fammi un favore, non tirare più in ballo Wilkes. Oh, sì, scusami. Sì, In perché bocca sì, al lupo. ragazzi, il nostro collega è morto male, in maniera anche abbastanza burlesca, devo dire la verità. Vabbè, cose che succedono. Adesso noi andiamo avanti, ragazzi, e iniziamo. Qui non possiamo far scattare allarmi, ma soprattutto non possiamo causare vittime, quindi dobbiamo stare attenti. Questo qui, se riusciamo a beccarlo. Si è mosso qualcosa! Ehi, ma Mantenete la come cazzo? posizione! Cioè, veramente, oh, mica. Ero silenziosissimo. Vieni qui, vieni. E questi ragazzi sono super addestrati, mica scherzano. Ella, senti cosa, mi stai già sulle balle, ti è? E buonanotte, tanto qui non ti troverà più nessuno. C'è il suo amichetto qui. Olè. Fai la ninna, fai la nanna. Ragazzi, voi come sempre fatemi sapere la vostra, lasciate like, condividete, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per supportare il nostro Sam Fisher. Io salvo spesso, ogni secondo salvo. Chi è là? Nessuno. Non c'è nessuno, chi è là? Magari te la sei fatta sotto, che ne so. Ragazzi, scusate se ogni tanto mi confondo con i tasti, ma sto giocando ad altri titoli e quindi mi sto, cioè, confondermi è normale.
Mi confonderò molto spesso, ragazzi, scusate. Prendi l'esca. Ok, bravo. Ho sentito qualcosa! Basta. Non era niente. No. Vai, 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 fatti un giro, va. Ma magari se siamo abbastanza veloci. Mi metto qui e ci facciamo un giro qua. E qui, ragazzi, dobbiamo entrare nelle fogne. Quindi un bagnetto fuori programma. Ok. Dovremmo essere più tranquilli qui in teoria, ma no. Ci sarà gente anche qua, ragazzi. Allora. Eccone uno là. Ah, due, bene. Il generale si scolpicherebbe vivo per l'impero. Ed è meglio non dubitarne. L'ho seguito fin qui e lo farei anche se mi costasse la vita. Pure io. Anch'io. Ah, sono in tre. Andiamo di dardi elettrici, mi sa, ragazzi, qua, perché sarà un po' difficile. Qua mi vedono, qua non mi vedono. Se questa lucetta la spegniamo. Ok. Ogni volta sprechiamo una miriade di colpi. Per spegnere una cazzo di lampadina. Ah, sono andati via. E allora non si arriva neanche. Dove sono andati? Ah no, no, non mi serve. A eliminare tutte le cellule. Ci risiamo? Cosa? Tang ha questa mania dei fast food e dei parchi dei divertimenti. Sono la versione americana delle cellule terroristiche. Sai, in realtà sono piccoli centri di propaganda organizzata, ben distribuiti, autonomi, sofisticati. Ma pensati. Vedrai. Possiamo sterminare i loro soldati e radere al suolo le loro capitali. Ma non sconfiggeremo mai i chioschi di hamburger. Ecco perché odio andare in ricognizione con Tang.
Non si separano questi, eh. Che palle. Guardateli, dove cazzarola stanno andando? Mo si piazzano lì davanti e mi rompono il cazzo. E uno... Niente di buono! Niente di buono! È andato qua. Non girarti, non girarti, non girarti, non girarti, non girarti. Chi è là? Attacchiamo! Niente, siamo sfigati. Siamo sfigati e basta. Adesso arrivano i suoi compagnetti e ci spaccano il culo. A meno che sono... No. Vabbè. Yeah. Niente, mi sente, ragazzi, mi sente. È inutile. Fatti vedere! Oh. Vattene a fanculo! Prendi il modulo. E un andato. Ma che palle ho questi qui? Sono completamente al buio qua. Attacchiamo! No, ero alla luce. Ero alla luce, ero alla luce. Ragazzi, facciamo una cosa, dai, usiamo i dardi elettrici con questi qui perché sono un po' stronzi. No. Ok. Ne abbiamo due, quindi sfruttiamoli al meglio. Devo andare qua, ragazzi. Ok. Quindi quello lo skippiamo. Tanti saluti. Cazzo. Se non stiamo attenti, questo ci vede. Perché tanto si gira. Ti giri? Lo so che ti giri, prima o poi ti giri, sono stronzo. Io appena caccio fuori la testa, questo qui si gira, sicuro. No? Si è mosso qualcosa! Brutto bastardo. È un bastardo, ragazzi. Ok, non mi ha sentito. Affermativo. Ho visto. Aspetta qui. Forse è quello che ci vede, ragazzi, sapete? Non l'avevo considerato. Sì, è lui. Scendiamo le scale. Ok, c'è una spiegazione a tutto. Chi è là? Il nostro contatto dovrebbe essere qua in zona. Eccolo lì. Scusi. Oh. Una fredda e limpida giornata d'aprile. Ti stavo aspettando. Prendi questa. Cos'è? In ritardo, ma sei arrivato alla fine. Ok, dobbiamo sbrigarci. Ho avuto delle complicazioni. Sulla mappa puoi vedere l'ufficio del generale nel cortile. Credevo fosse l'ufficio dell'ambasciatore. Lo era, ma da qualche tempo se ne serve un generale cinese. Lo vedrai da te,
Potrai introdurti nell'ambasciata dall'ingresso di servizio posteriore. C'è un cancello? Sì, ma tra poco lo attraverserà un furgone per le consegne. Potrai approfittarne per sgattaiolare dentro, ma sarà la tua unica occasione. Ottimo. So fare bene il mio lavoro. Ok, bye bye. Ciao, bye 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 bye. Allora, il tipo, il nostro contatto è stato utilissimo, ci ha dato le informazioni che ci servivano. Adesso noi dobbiamo calarci qua, usare il furgone classico per entrare nell'ambasciata. Quindi dobbiamo infiltrarci nell'ambasciata utilizzando il furgone. In modo tale da raccogliere le informazioni che ci servono utilizzando il microfono laser. Va bene. Oh me, che cazzo era? Ma è comparso dal nulla, ora già lì. Non l'ho proprio visto. Ah, eccolo. Ah, fa il giro. Raccogli il modulo, raccogli il corpo. Lo spostiamo da qua. Ci vede? Nell'ombra! Ha visto qualcosa questo. Cazzo. Ma cosa? Vabbè. Buonanotte. Non c'è più nessuno. Che cazzo? Ah, eccolo. A posto. C'è stato un momento di panico, ma ce l'abbiamo fatta. Qua c'è il cavo. Dovremmo riuscire da qua. Avvertimento, Fisher. Quel furgone è l'unica chance che hai di entrare nell'ambasciata. Sì, lo non so. Sprecarla. Sta succedendo. Cercheremo di non di sprecare non questa nostra occasione, ragazzi. Tutto ciò che devi sapere è che se trovi Nicolazze là dentro dovrai agire rapidamente. Un solo passo falso e scoppia la guerra. Se scatta un allarme nell'ambasciata, ti tireremo fuori e la missione è finita.
Ecco il furgone. Salve. Ehi, sono ancora io. Posso vedere il tuo permesso? È la settima volta che passo stanotte. Possiamo risparmiarci i permessi? Questa procedura è stata imposta da Fei Rong in persona. Mostrami il pass. Grazie. Per l'autorizzazione ci vorrà solo un minuto. Ok, siamo dentro. Là c'è anche un cane. Bene. Bene. In regola. Nell'ombra. Buonanotte. Cosa? Dai, non può vedermi qui. Che Kaiser. Questo tipo è un problema. Dobbiamo stare attenti al cane, ragazzi, perché ci fiuta questo cagnolone. Se ci fiuta è la fine, perché ci segue. Vediamo se qui siamo al sicuro. Ok. Io salvo spessissimo, ragazzi, perché, come già detto, non è facile, soprattutto far la stealth. Che allontaniamoci il più possibile dal cane. Metto qua. Forse il cane mi sa che ci ha fiutato, ragazzi. Vabbè, dovevo mandarlo giù, non l'ho ucciso. Almeno ce ne siamo sbarazzati. Non vedo niente. Ah, ecco, ecco il tipo. Dovrebbe essere qua. Certo, l'arca. Ma conosce i particolari? Dobbiamo colpire insieme o non ne varrà la pena. Nicolas, mi ascolti. Perché lei ci rivelerà. Ma è ridicolo, come potrebbero sentirci? Questa è paranoia, va bene. Ok, parleremo su una linea sicura. La richiamerò dalla mia auto. Ma cosa hai fatto? Era l'unica chance che avevamo di raccogliere prove concrete e tu l'hai sprecata. La missione è finita. Ma che dici? Ragazzi, abbiamo sentito, abbiamo ascoltato tutto. Ma che cazzo sta dicendo? No, vabbè, c'è stato un problema tecnico-tattico, a quanto pare, perché noi abbiamo ascoltato la telefonata.
Mi dia altri 3 giorni. Uno per armare i dispositivi e gli altri 2 per posizionarli. Certo, l'arca. Ma conosce i particolari? Dobbiamo colpire insieme o non ne varrà la pena. Nicolas, mi ascolti. Perché lei ci rivelerà. Ma è ridicolo, come potrebbero sentirci? Questa è paranoia, va bene. Ok, parleremo su una linea sicura. La richiamerò dalla mia auto. A posto? Per Dio, Fisher, quello è il generale Kong Fei-Rong. Quindi? Dio, e chi sarebbe? È stato il presidente della Commissione Militare Centrale Cinese fino al 2001. Un pezzo grosso dell'esercito di liberazione popolare. Ok. Un generale cinese che parla con Nicolazze non è certo una buona notizia. Qualunque cosa si dicano, quella conversazione è di massima priorità. Sì, sì, ma tanto sono qui. Devi diventare invisibile. Se ti vede qualcuno, la missione è finita. Ho capito, me l'hai già detto 3 volte. E prima non abbiamo ascoltato l'inizio della telefonata, ragazzi, per quello abbiamo fallito. Qui siamo ben nascosti, sì. Non sono i soli di cui mi preoccupi, ma sono senz'altro i migliori nelle intercettazioni. Certo. Quante volte verrà reinstradato il segnale? Credeva anche che la sua base nella penisola di Kola fosse introvabile. Comprendo la psicologia della guerra. Sì, sì. Ho assistito a molte esecuzioni, ma mai di americani. Un momento. Autista, quanto manca a Mukzobomitz? 10 minuti o forse più, ma dovremmo fermarci a un blocco di polizia lungo la strada. No, non ne vale la pena. Mi limiterò a guardare la trasmissione come gli altri. Sì, è vero. Lei è un uomo diabolico, signor Nicolazze. Spero che lo spettacolo vada per il meglio. Stia bene. Hanno intenzione di giustiziare i soldati. Sembra proprio di sì. Sì. Devi fermarli. Vai all'appuntamento con Cohen. Le farò avere le coordinate per Mook. Mook e Zoe Bo. Giusto. Terreno di caccia propizio. Non è più il caso di andare tanto per il sottile. Farò sapere tutto ai capi di Stato Maggiore e vedremo se sarà guerra. Ragazzi, quindi dobbiamo liberare gli ostaggi americani. Possiamo anche andarcene. La nostra collega sexy ci sta aspettando. Se questi qui si spostano, magari io salvo. Dove va quello? Dove cazzo va quello? E spostati, mannaggia a te. Cos'è stato? Ha avvistato nell'infornato. Cos'è stato? Che palle questi qui, raga. Ma mi devono rompere i coglioni questi. Ma veramente. Scusate, facciamo una cosa. Perché tanto. E questo ce lo leviamo da mezzo. Questo ci vede? No. Perché io devo salire qui. Olè. E qui c'è la nostra collega. Salve. Sali dietro, dobbiamo andare. Reggiti forte. Andiamo. Ce l'abbiamo fatta, dai. I dati raccolti all'ambasciata collegano Nicolazze a Kong,
un prominente generale dell'esercito di liberazione popolare cinese, si scopre che l'esecuzione dei soldati americani imprigionati avverrà a breve. All'ordine di Nicolazze verrà trasmessa online. C'è un mattatoio nelle vicinanze addirittura. Pur non rivelando le proprie fonti, i servizi segreti americani affermano di avere prove che la Cina stia costruendo armi nucleari in aperta violazione dei trattati internazionali. La Cina ha categoricamente respinto tali accuse, ribadendo la propria convinzione che le trattative diplomatiche con la Cina continuano a peggiorare. Le forze militari americane si stanno mobilitando in vista di un possibile conflitto. La Cina smentisce nuovamente qualsiasi coinvolgimento con Combine Nicolazze. Oh mio Dio! Trasmesso via internet solo pochi minuti fa. Non posso tollerare che la mia nazione sia soggetta all'arrogante dispotismo internazionale degli Stati Uniti o del sostegno dei suoi alleati. Il mondo non è soltanto vostro. E i soldati dei vostri eserciti sono colpevoli, quanto voi, del fascismo americano. Alle 17:30 ora di Greenwich, i soldati americani catturati nella legittima guerra contro la loro patria verranno giustiziati. La loro morte verrà trasmessa in diretta. Salvare i soldati americani imprigionati. In una sfida disperata contro gli USA, Nicolazze ordina l'immediata esecuzione trasmessa online dei prigionieri americani. Grinko dirigerà la morte dei soldati. È necessario impedire che tutto questo avvenga per mantenere la speranza di stabilire rapporti politici con i cinesi. Fisher, rischiamo una guerra. Se Nicolazze uccide quegli uomini in diretta, siamo spacciati. Sì. Preoccupa di più la diretta o che vengano uccisi? La diretta, per ora. Ci farà guadagnare tempo per fermare la strage. Nicolazze sta trasmettendo da un'antenna sul tetto. Dei prigionieri, ma che primo cazzo. Obiettivo. Sull'Opsat troverai ulteriori dettagli. Ok, distruggi i trasmettitori dell'antenna. Questo è il nostro primo obiettivo. Io mi fermo qui, ragazzi. Voi, come sempre, fatemi sapere la vostra. Riprenderemo al prossimo episodio in questa nuova missione, che sarà parecchio complessa, quindi dobbiamo stare attenti e non dobbiamo farci beccare. Voi, come sempre, ragazzi, fatemi sapere la vostra, lasciate like, condividete, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, come al solito, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.